Ciao a tutti! Oggi vorrei farvi vedere un trucco semplice, veloce e leggero. Io lo utilizzo molto molto spesso e non utilizzerò fondotinta ma solamente correttore. Iniziamo con il primer. Io uso questo di Too Faced. Questo è fantastico perché illumina tantissimo, lascia anche qualche micro glitter. Ok, vedete già la differenza? Ok, dopo di questo vado a mettere il correttore senza fondotinta. Non utilizzo il fondotinta perché, dato che questo è un trucco molto leggero, preferisco evitare. Quindi utilizzo il correttore di Urban Decay, si chiama Stay Naked, nella colorazione numero 40 NY. Allora, faccio vedere come lo applico. Lo metto anche dove ho i rossori, intorno al naso, un po' sulla fronte, sul mento. Oppure qua dove capita, insomma. Poi con una beauty blender vado a sfumare tutto. La beauty blender la bagno sempre prima e la strizzo. Non deve essere troppo, troppo bagnata comunque. Inizio. Madonna, scusate le facce che faccio, veramente mi rendo conto solo adesso che sono imbarazzanti. Ma che è sta faccia? Anche qui sul collo. Ok, dopo aver messo il correttore, vado ad utilizzare questo per le sopracciglia, Gimme Brow, sempre di Benefit, nella colorazione numero 4, e vado semplicemente a pettinare le mie sopracciglia, anche perché, dato che le ho molto folte, preferisco fare così. Quindi semplicemente pettino. Questo è un mascara colorato per sopracciglia. Lo stesso dall'altra parte. Poi, dopodiché andrò a fissare le sopracciglia con un gel trasparente fissante, allora sempre di Benefit, questo si chiama 24 ore Brow Setter. Le vado a pettinare tutte all'insù. E poi
poi, prima che si asciughi il gel, vado con un pennellino pettinino a modellarle, così rimangono in posa come le modello. Gli faccio la forma, insomma. Ecco qua. Allora, poi io non utilizzo la cipria perché ho la pelle molto secca e quindi dato che questo correttore è molto pastoso, già mi fa l'effetto cipria. Però se avete una pelle grassa, vi consiglio di utilizzare la cipria. Io come cipria di solito utilizzo questa di Urban Decay, questa qui, però in questo momento non la utilizzo. Allora, dopo che abbiamo fatto quindi le sopracciglia, io vado con il piegaciglia a dare forma anche alle ciglia. Ok, poi per non lasciare la palpebra così senza nulla, vado ad utilizzare un marrone caldo per fare qualche ombra. Vado a utilizzare questa palette di Huda, Warm Brown Obsession, e il colore che vado a prendere è esattamente il più scuro, con un pennellino piatto. Io con questo lo passo prima sotto l'occhio. Così. Lo porto anche un po' su, in questo modo. Faccio una specie di coda, come se fosse un eyeliner, solo che lo faccio con l'ombretto. Quindi ne prendo ancora un altro po' per fare la palpebra sopra. E faccio, non so se vedete, questo. Ok, vedete già come cambia la forma? Sembra molto più allungato. Lo vado a sfumare, faccio la stessa cosa con l'altro occhio. Ora, per quanto riguarda la palpebra sotto, non vado a portarlo fino a qui, ma fino a metà occhio, da metà occhio fino all'esterno. Poi con un pennello da sfumatura vado a sfumare tutte e due. Non importa se non lo fate, la linea non la fate proprio precisa, tanto andrete a sfumare tutto e poi mettendo il mascara non si vede. Ok, dopodiché andrò a dare un punto luce all'interno dell'occhio con una matita. Vi faccio vedere. Allora, io uso questa matita della NYX, questa Metallic. La colorazione è Mel 03. Vado semplicemente a metterla all'esterno dell'angolo dell'occhio, in questo modo, solo un punto luce. Vedete? Ok. Dopo di questo passiamo al mascara. Io utilizzo solamente il Bad Girl Bang di Benefit. Ne ho provati tantissimi, ma solo con questo riesco ad ottenere proprio un risultato proprio di ciglia finte. Vi faccio vedere come lo applico.
scusate la faccia. Guardate che differenza tra questa e questa. Vado ad applicarlo anche sotto. Ok, e l'altro occhio. Ecco qua, guardate che bello, io questo ve lo consiglio. Poi, dopo che abbiamo completato gli occhi, andremo a fare un po' di contouring con la Hoola di Benefit. La porto un po' qua, un po' qui sopra. Anche qua. Ok. Dopo di questo andrò ad applicare il blush. Io uso sempre di Benefit questo qui, California, che è un colore pescato caldo. Guardate anche con questo quanta differenza. Io vado anche a metterlo qua. Ok, quindi dopo il blush andrò a mettere l'illuminante. Io uso un illuminante in stick della Milk, colorazione Lit. Lo applico così, una striscia al centro del naso e sull'arco di Cupido. Lo vado a stendere con le dita. Picchiettando. Dopo di questo vado a mettere anche il rossetto, ma potete anche utilizzare un lucidalabbra o un burro cacao, qualcosa di ancora più semplice, però a me personalmente piace mettere il rossetto. Io uso il Power Bullet di Huda Beauty, colorazione Game Night, io questo veramente lo amo. È facile da stendere, super opaco e dura tantissime ore. Ok, ora fisso il trucco con questo fissante di Urban Decay Quick Fix. Faccio asciugare.
E questo è il make-up finito. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ciao!